Ciao care, bentornate sul mio canale e benvenute in una nuova puntata di Dieta Insieme. Per chi non lo sapesse, Dieta Insieme è una rubrica che trovate sul mio canale che esce tutti i lunedì alle 14, dove appunto vi faccio vedere quello che mangio dalla colazione alla cena, da lunedì al venerdì, per cercare di darvi un po' di spunti, un po' di idee. Ovviamente ci tengo a dire che non sono un'esperta, semplicemente vi faccio vedere quello che io mangio personalmente, che è poi la stessa alimentazione che ho seguito durante il mio percorso dimagrante. Infatti ho perso 20 kg, ormai chi mi conosce lo sa e l'ha sentito e risentito. Io direi di iniziare subito col video. Partiamo dal lunedì. Buongiorno e buon lunedì, buon inizio settimana. Scusate la mia voce, ma ieri sono anche stata ad una comunione, quindi praticamente la voce è sotto zero. Mi sono preparata il mio solito cappuccino perché penso proprio di averne bisogno questa mattina. E poi, visto che inizia a fare caldo, ho preparato uno yogurt magro 0%, gocce di cioccolato fondente, fragole, granelle di nocciola, mandorle e un po' di banana. Oggi si vede che è una giornata molto buia perché c'è pochissima luce. Comunque sto mangiando queste qua, le fette del mulino bianco rustiche, che mi piacciono un sacco, tra l'altro. Io amo il pane bianco, poi vabbè, cerco di mangiare più che altro quello casareccio, però quando non ho quello casareccio, subito mangio questo. Insalata di patate con pomodorini, olive, ho messo all'interno anche dei surimi, rucola e basta, mi sembra. Oltre a questo, spalmerò anche un po' di Philadelphia sopra al pane. Visto che questo weekend abbiamo mangiato particolarmente tanto, visto che siamo stati ad una comunione, abbiamo deciso di optare per una minestra. Oggi poi mi sono allenata, oggi pomeriggio, e vi giuro mi sento così bene, mi sento così scarica, veramente fa troppo bene allenarsi. Allenatevi, anche se poco, anche se solo una camminata, fatelo. Comunque lo so che il minestrone è sempre stato visto come una cosa un po' e non so neanche se si può chiamare minestrone nella cucina italiana, però per me questo è il mio minestrone, ovvero metto a lessare tutte le verdure e poi frullo, cuocio la pastina dentro al brodo delle verdure. Adesso vado ad aggiungere un po' di parmigiano reggiano, quindi carboidrati, verdure e poi, anche se starò piena, penso che un paio di fettine non di speck, perché lo speck non mi fa impazzire, però penso che mangerò, eccolo, l'arrosto di tacchino. Buongiorno e buon martedì. Questa mattina una colazione un po' diversa, ovvero ho messo il latte d'avena qui nella brocchetta, poi ho preparato due kiwi e in questa ciotolina ho messo un po' di farro soffiato, gocce di cioccolato e bastoncini di crusca d'avena. Non so se si riesce a vedere. Il problema, ragazzi, è che mi sveglio presto, quindi comunque non c'è tanta luce perché alle 6:40 non c'è molta luce, mentre più tardi poi si illumina tutta casa, tutta la cucina. Comunque una colazione alternativa. Avevo voglia di rifarmi anche lo yogurt, però li ho finiti e oggi devo andarli a ricomprare. Dopo l'appuntamento delle 10 sono andata a pranzo con mio papà perché praticamente l'appuntamento era proprio vicino al lavoro da lui. Siamo andati nella sua palestra, abbiamo fatto un pranzo veloce tipo verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezza. Ho preso un toast con prosciutto cotto e formaggio e una centrifuga con mela, arancia e carota, buonissima. Invece per cena, visto che avevo un compleanno in famiglia, ho mangiato della pizza. Buongiorno e buon... Dio, non mi ricordo. Ah sì, buon mercoledì. Questa mattina ho voluto replicare un po' la colazione di ieri con qualche modifica, ovvero ho aggiunto anche lo yogurt greco. Questo qui è quello della Faye Total 2%. Vabbè, i kiwi c'erano anche ieri. Poi ho messo il riso soffiato invece della crusca. E poi una banana tagliata a rondelle. Qui ho il mio cappuccino di latte d'avena e orzo, ma adesso voglio andare ad aggiungere un po' di burro d'arachidi sopra la banana per renderla ancora più gustosa e ancora più buona. Mamma mia, ragazze, secondo me verrà buonissimo. Ecco, così direi molto 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 meglio. Comunque vi lascio perché ho un sacco di fame e voglio fare colazione. Ci sentiamo più tardi. Questa mattina l'ho dedicata completamente a registrare un video che uscirà oggi pomeriggio su trucchi per perdere peso, per tornare in forma per l'estate, trucchi che ho sempre utilizzato io per dimagrire. Comunque è l'1:07 e questo è il mio pranzetto. Fusilli, li volevo integrali ma non li ho trovati. Dentro c'è finito un po' di mais, pomodori, mozzarelline, fior di latte e basilico. Cenetta di questa sera, pane, finalmente mia mamma mi ha riportato il pane, quindi non mangio più il pan bauletto, ragazze, quello confezionato che voi mi dite sempre che è veleno, lo so, però a me piace, però certo se ho il pane fatto in casa lo preferisco. Le zucchine grigliate, poi questi hamburger che sono stati un esperimento questa sera. Vi spiego perché, sono degli hamburger fatti in casa, avevo un sacchetto di macinato ma era poco. Ho preso una melanzana, l'ho cotta in padella con acqua e vino e ho mescolato tutto con il parmigiano. Vabbè, poi magari la ricetta ve la faccio vedere perché
sono venuti buonissimi. Hamburger di macinato e melanzane. Boh, ragazzi, non lo so, mi è uscito così. Non ho seguito una ricetta, ho preso, ho mescolato e sono usciti buoni. Quindi poi magari vi faccio vedere meglio. Fatemi sapere poi nei commenti se volete la ricetta. Buongiorno, questa mattina colazione super veloce perché devo essere fuori entro un'ora. Quindi ho cercato di trovare la colazione più sbrigativa, ovvero le fette biscottate con malto d'orzo e burro d'arachidi e marmellata. Come marmellata opto per questa all'albicocche e il burro d'arachidi, questo della Fiorentini. Farò uno strato prima di marmellata e poi sottile sottile di burro d'arachidi. Per pranzo due uova, rucola, pomodorini e poi mangerò un panino come carboidrati. Erika, io andavo in palestra ieri, la seconda ieri. Dopo porridge. C'era mia nonna, te dava una fetta con sopra la marmellata che faceva. Burro e marmellata. E non devi neanche parlare, capito? Ma perché sono tutti prevenuti col porridge? È perché è una cosa solo strana, dal nome, solo dal nome. Scusa, ma tu dove sei nata? Roma. E allora che c'entra la roba di questa? Una cosa da vaccinare, una di una cosa. Poi che c'entra sto porridge? Pranzetto di oggi, che bello, c'è anche il sole e tra poco ci vengono anche a montare le tende da sole, ragazze. Comunque insalata con gamberetti, pomodori e queste cose gialle che vedete sono pomodorini gialli e sopra semi di chia. Adesso vado a condire con olio, sale e mangerò un paninetto come quello che ho mangiato ieri a pranzo, fatto in casa. Comunque stiamo cercando di mangiare presto perché tra pochissimo vengono i muratori, ci monteranno le tende da sole e quindi c'è neanche anticipato di un'ora, quindi vado a mangiare e mi sbrigo. Ok care, siamo arrivate al termine anche di questa puntata di Dieta Insieme. Io spero che vi sia piaciuta, io sono un sacco contenta che abbiamo cambiato giorno perché riesco a vivere questa rubrica Dieta Insieme molto meglio, più serenamente, perché appunto riesco a riprendere dal lunedì al venerdì, poi lavoro il video il sabato e la domenica e ve lo faccio uscire il lunedì, quindi grazie mille per essermi venute incontro. Per me veramente è un piacere pubblicare un qualcosa che vi piace tanto e che soprattutto piace anche a me. Lasciatemi un like se vi piace questa rubrica e se volete che continui, iscrivetevi al canale se volete insomma vedere altri miei video, se vi sto simpatica, se vi piaccio. Io vi mando un bacio e vi aspetto anche su Instagram, ci vediamo al prossimo video, ciao care!